Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Celebrating all Pokemon trainers. Eccoci qua ragazzi, l'annuncio è ufficiale. A breve, breve non brevissimo, ma a fine anno, fine 2016, ci ritroveremo due nuovi giochi Pokémon tra le mani, Pokémon Sun e Pokémon Moon. Di cosa parleranno? Cosa ci sarà? Non sappiamo nulla ragazzi. Quello che sappiamo è che il fantomatico Pokémon Z è stato accantonato e sono stati registrati questi due Pokémon. Cosa conterranno? Non si sa. A mio parere conterranno una nuova generazione, la 6.5, la generazione, una nuova generazione diciamo, perché durante il video di presentazione abbiamo visto che hanno fatto vedere Pokémon Rosso e Pokémon Blu, Argento e Oro, Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro, Pokémon Perla e Diamante, versione Bianco 1, versione Nero 1, e Pokémon X e Pokémon Y. Perché hanno fatto vedere solo questi giochi Pokémon? Secondo me è una strategia, ovvero far trapelare qualche notizia nuova. Fondamentalmente sono giochi che hanno il susseguirsi di generazioni, ovvero prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta generazione. Quindi, ragazzi, dobbiamo cercare di scovare qualsiasi cavillo, non si sa mai, potremmo avere nuove immagini per i nuovi starter, perché c'è questa cosa della nuova generazione. Fondamentalmente è fattibile perché non hanno fatto vedere neanche Pokémon Horas. Perché non l'hanno fatto vedere? Perché si sono aggiunte le mega evoluzioni, ma le mega evoluzioni fondamentalmente sono evoluzioni dei Pokémon che già avevamo. Quindi non è una nuova generazione, i Pokémon sono rimasti sempre gli stessi. Quindi ragazzi, io spero sinceramente che ci sia una nuova generazione di Pokémon che manderà avanti e ci riporterà ancora di nuovo allenatori per la prima volta a ripetizione da anni. Quindi non sarà la prima volta, ma sarà la sesta, la settima, l'ottava, la decima. Non lo so ragazzi, ma è come se fosse la prima volta ogni volta. Quindi, detto questo, iscrivetevi, lasciate un bel like, commentate con pareri, pensieri, qualsiasi cosa.
Questo è un breve scorcio tra la Pokémon Verdefoglia Nuzlocke Challenge che sto continuando a montare, quindi tranquilli, ho già un po' di parti da far uscire, ma come ho detto le farò uscire una a settimana o due a settimana.